Allora, su questo tema, il tema della fiducia oltre la paura, come ti sembra che stia andando? È un tema che sta toccando le corde in qualche modo delle persone che hai avvicinato o per quello che è il sentore un po' di questa piazza? Sì, mi pare che sia un tema particolarmente attuale, forse lo è sempre stato, il tema della fiducia è un tema che costituisce, no, la nostra persona, le nostre relazioni sia con Dio ma anche tra di noi e con noi stessi, quindi penso che sia un tema molto attuale e in particolare io ho ascoltato la testimonianza della Gemma Calabresi ieri, è stata molto toccante, questa donna che è rimasta vedova dopo pochi anni di matrimonio, giovane, con 3 bimbi da piccoli da crescere e che ha affrontato il tema della riconciliazione, del perdono e quindi anche della fiducia in modo forte, in modo, come dire, che dà speranza. Tante persone stanno chiedendo ma come fate ad avere fiducia in un periodo così, tra la guerra, le bollette, la pandemia che comunque non è finita? Ma a me viene da dare una risposta di fede, nel senso che, cioè parlo per me, ma parlo per noi credenti, cioè la fiducia che io nutro nasce dal fatto che un altro ha fiducia di noi, cioè che è Dio che ha fiducia dell'uomo e della donna e dunque la nostra risposta, la nostra fede, la nostra speranza si fonda su qualcosa di più profondo che va oltre gli alti e bassi della storia che ci sono sempre stati e ci insegna a stare anche nei bassi della storia in modo costruttivo, no? Portando anche luce laddove ci sono anche delle tenebre.